Benvenuti ancora una volta, amici, a un'altra presentazione della serie Le pietre miliari della profezia. Siamo molto grati per ciascuno di voi che è qui. Voglio ringraziarvi personalmente per la vostra fedeltà nel venire sera dopo sera. Voglio ringraziare i nostri amici che ci guardano, tutti i gruppi riuniti sia dal Nord America sia dall'Europa e da altre parti del mondo. E siamo molto felici che vi siate uniti a noi per questo studio. La presentazione di stasera. Sarà la combinazione di un paio di studi in una presentazione unica. Riguardo alla profezia più lunga e al santuario. Si basa su due capitoli del libro di Daniele, il capitolo 8 e il capitolo 9. Sono profezie molto importanti. Sapete, abbiamo intitolato questa serie Le pietre miliari della profezia, e una delle pietre miliari nel mondo è ovviamente il Taj Mahal. Un edificio meraviglioso, un edificio bellissimo, un progetto architettonico spettacolare costruito nel XVII secolo. Ci sono voluti circa vent'anni, ventimila lavoratori, dovrei dire che furono impegnati per molti anni. La moglie dell'imperatore morì dando vita al loro quattordicesimo figlio e lui l'amava così tanto da voler costruire qualcosa che commemorasse il suo amore per lei e quindi con i migliori architetti del regno, costruì questo bellissimo edificio, quello che molte persone non sanno, e che lo vedeva anche come un luogo in cui la gente potesse trovare redenzione. Quando l'imperatore dedicò l'edificio, era l'imperatore Shah Jahan, disse queste parole, se i colpevoli cercheranno asilo qui come perdono saranno liberati dai peccati. Se un peccatore arriverà in questo palazzo, tutti i suoi peccati passati saranno cancellati. La vita di questo palazzo crea dolore dentro e il sole e la luna spargono lacrime dagli occhi. In questo mondo questo edificio è stato fatto per mostrare quindi la gloria del Creatore. Molto interessante, parla di un Creatore monoteistico. E che l'edificio era un luogo in cui una persona poteva trovare asilo, come una città rifugio. Quindi non è solo bellissimo, ma rappresentava anche un luogo di, di preghiera dedicato all'amore per sua moglie. Quello che molte persone non sanno è che nel 1830 gli inglesi avevano in programma di demolire il Taj Mahal, volevano distruggerlo e mettere all'asta il marmo in Inghilterra perché in quell'epoca nessuno si preoccupava delle motivazioni. Era in rovina e dissero beh dove altro troveremmo una tale quantità di marmo che potremmo semplicemente vendere. Portarono davvero gli attrezzi sul posto pronti a demolirlo e all'ultimo minuto ricevettero un messaggio dall'Inghilterra che diceva i prezzi del marmo in Europa sono così bassi che non vale la pena demolirlo. Non siete contenti che il prezzo del marmo in quel periodo sia sceso? Altrimenti non ci sarebbe più. Sapete c'è un edificio di cui parla la Bibbia che a volte viene chiamato il tabernacolo, il tempio, il santuario, che si trova nell'esodo dell'Apocalisse ed è citato dalla gran parte dei principali profeti della Bibbia. Nel contesto di questo edificio, Impareremo molto sulla salvezza stasera e alcune delle cose più interessanti sulle profezie della Bibbia che si collegano persino ai giorni nostri. La lezione di oggi è la lezione numero 11 che tratta il tema della purificazione del santuario. Ora, quando i figli di Israele uscirono dall'Egitto e Mosè salì sul monte Sinai, cosa ottenne lassù in cima al monte Sinai? I dieci comandamenti, ma sapete non è la sola cosa che ottenne lassù. La Bibbia ci dice che il Signore gli ha dato dei progetti. Proprio come aveva dato a Noè i progetti per costruire l'arca, diede a Mosè i progetti per costruire il tabernacolo. Doveva essere il luogo principale di adorazione nell'economia ebraica. Era un edificio studiato appositamente per insegnare loro come Dio salva il suo popolo. Ecco un'immagine. Innanzitutto quando andarono nel deserto ebbero bisogno di un tabernacolo portatile perché dovevano... Smantellare il campo, spostarsi in un altro luogo, allestirlo di nuovo, smantellarlo, spostarsi in un altro posto e tutti quei leviti dovettero anche portarlo sulle spalle da un posto all'altro. Per 40 anni si portarono dietro il tabernacolo, alla fine quando giunsero alla terra promessa ne costruirono uno permanente. Lì accaddero delle cose che illustravano il piano di salvezza. C'era una porta. Quante vie di salvezza ci sono secondo Gesù? Una. Lui è la via, la verità è la vita. Ha detto, io sono la porta. Lui è l'agnello di Dio, il popolo portava gli agnelli in quella porta e la prima cosa che accadeva all'ingresso del santuario era il sacrificio. C'erano due elementi di arredamento che si vedevano soprattutto quando si entrava. Dopo essere passati dalla porta la prima cosa era quello che chiamavano l'altare. Era il luogo in cui avveniva il sacrificio, dove si bruciava e si offriva a Dio. Rappresenta la croce. Il secondo elemento di arredo che si vedeva era la conca di bronzo, dove si trovava l'acqua con cui ci si lavava prima di entrare nel luogo santo. Quindi in Egitto i figli di Israele, prima di essere salvati dalla schiavitù, sacrificavano un agnello, poi passarono nel Mar Rosso. Quell'acqua è un simbolo del battesimo. In 1 Corinzi capitolo 10 Paolo dice che furono battezzati nel mare. Quando passarono nel Mar Rosso e ne emersero fu una sorta di battesimo simbolico. La Bibbia ci dice che Gesù è l'agnello, Gesù è la roccia, Gesù è l'acqua viva. Tutto quello che si vede nel tabernacolo parla di Gesù. Poi si andava in quello che si chiamava il luogo santo, la prima stanza del tabernacolo. Tra l'altro tutti e tre i tabernacoli, quello del deserto che era portatile, quello bellissimo costruito da Salomone, quello poi costruito al tempo di Ezra e Neemia, avevano la stessa linea, perché era data da Dio. Quindi è molto importante. La prima cosa che si vedeva quando si entrava nel luogo santo era questo. Tavolo per i pani della presentazione. Gesù disse io sono il pane della vita, giusto? L'altra cosa che si vedeva era un candelabro con sette luci. Questo perché Gesù disse, io sono la luce del mondo. E poi la terza cosa che si vedeva era questo, l'altare degli incensi, che era il luogo in cui si bruciava l'incenso, il piacevole aroma oltrepassava la tenda e arrivava al santo dei santi, o luogo santissimo. Questo rappresentava la preghiera, l'intercessione di Gesù. Preghiamo nel suo nome. Quindi prima di andare oltre abbiamo visto tre cose nel luogo santo. Sono le tre armi segrete per essere un cristiano di successo. Avete capito? Pane, luce, l'altare degli incensi, ovvero la lettura della Bibbia, che è il pane della vita. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola, giusto? Dio disse: risplenda la vostra luce. Siate testimoni, pregate. Quello era l'altare dell'incenso. Quelle tre cose sono la chiave per avere una stretta relazione con Dio. Una volta è oltrepassato il velo ed entrati in quello che è il santo dei santi, c'era solo una cosa. Cos'era? Era, Era l'arca, l'arca d'oro del patto. E cosa c'era dentro? I dieci comandamenti. Il santuario è uno studio molto importante per i cristiani del Nuovo Testamento, perché quando leggete l'Apocalisse... Quando Gesù appare al capitolo 1 dell'Apocalisse, è tra sette candelabri. Cosa pensate che significhi? Sono i sette candelabri del Tempio. In Apocalisse capitolo 11 dice di aver visto il Tempio di Dio aperto in cielo. Il Tempio della Terra era una miniatura di un Tempio molto reale che Dio ha in cielo. Quando gli si leggono i libri delle profezie della Bibbia di Isaia, Capitolo 6, nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore acceso sopra un trono alto ed elevato e i lembi del suo manto riempivano il tempio. La visione è nel tempio. Ezechiele, l'ho letto oggi nelle mie preghiere personali. Capitolo 40, misura il tempio. La visione è nel tempio. Zaccaria, Daniele, il contesto di così tante tra queste grandi profezie, l'Apocalisse è questo edificio. Ci sono delle lezioni segrete che possiamo imparare su Dio e su come salva, e persino profezie studiando questo. Quindi, una delle cose più importanti che sono accadute nel ministero di Gesù, torniamo alla lezione, la storia all'inizio della vostra lezione, è che il centro della preghiera per la nazione ebraica al tempo di Cristo era il Tempio. Ora, il Tempio all'epoca di Gesù era quello che era stato ricostruito, Nebuchadnezzar aveva distrutto quello di Salomone. Era durato 400 anni e poi Nebuchadnezzar l'aveva distrutto. E poi più tardi, 70 anni dopo, tornarono e al tempo di Ezra e Nemi lo ricostruirono, ma non aveva la stessa gloria di prima. Ma poi arrivò un re, romano ebreo, un re asmoneo, di nome Erode il Grande, che era un buon costruttore, amava costruire, era un costruttore appassionato, costruì Masada, costruì Cesarea, costruì ovunque, era anche abbastanza spietato, fu quello che ammazzò i bambini a Betlemme. Ma per mostrare per motivi politici agli ebrei che sarebbe stato un buon re, restaurò il tempio e diventò un posto bellissimo ed era ancora il luogo in cui pregavano. Quindi, quando arrivò Gesù per insegnare nel tempio, sapete che la gente portava i sacrifici? Beh, i capi religiosi lo avevano trasformato in un bazar dove si vendevano agnelli, si vendevano colombe e sacrifici. Il cortile del tempio che doveva essere teoricamente un luogo di preghiera, di lode di Adorazione, sembrava un mercatino delle pulce ed era come una casa per aste. Tutti litigavano per il prezzo dei sacrifici e puzzava. Gesù una volta ci entrò e disse: La casa del Padre mio deve essere la casa di preghiera per tutte le genti. Tra l'altro, sta citando l'Antico Testamento: disse: L'avete trasformata in un covo di ladroni. Gli occhi erano iniettati di fuoco, lanciò per aria i tavoli di quelli che cambiavano i soldi, ricordate di averne letto, prese una corda e ne fece una frusta, non si dice che frustò nessuno, ma che la teneva in mano. Forse fu sufficiente, poi disse in Giovanni 2.16 Portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Notate che Gesù disse la casa del Padre mio. Alla fine del ministero di Cristo, quando i capi religiosi rifiutarono i suoi insegnamenti, disse... Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta. È interessante da considerare. C'è un cambiamento. Ora passeremo alla domanda numero uno. E ne ho molte da fare, quindi pregate per me. Io pregherò per voi perché parlerò velocemente. Pregherò che possiate ascoltare velocemente. È uno studio molto importante. Bene. Domanda 1: si basa sulla profezia in Daniele 8 e dice in verità. Aprite le Bibbie, dobbiamo davvero dare un'occhiata, se avete la Bibbia apritela a Daniele capitolo 8, bisogna almeno introdurre l'argomento prima di entrare nel vivo della domanda. Si dice nel versetto 1 di Daniele 8, nel terzo anno di regno del re Belshazzar, Io, Daniele, ebbi una visione, dopo quella avuta all'inizio del regno, e vidi in visione, e mentre guardavo, mi avvenne a trovarmi nella cittadella di Susa, che è nella provincia di Elam. Nella visione mi resi conto di essere presso il fiume Ulai. Alzai gli occhi e guardai, ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che aveva due corna. Ora inizia ad avere la visione. È sopra al fiume e vede questo montone e si chiede cosa vuol dire? E poi c'è un capro. Se avete letto il capitolo in precedente diceva, vidi in una visione un leone, poi vidi un orso e poi vidi un leopardo. E mentre si chiedeva cosa volessero dire queste cose, arrivò l'angelo e spiegò che questi tre animali rappresentavano i diversi regni e imperi che avrebbero avuto influenza dominatrice sul popolo di Dio durante il loro regno. Predice la storia. Sapete in Daniele 2, ricordate che l'abbiamo studiato? Fa una panoramica della storia del mondo e dei regni attraverso la grande immagine di metallo. Dio spesso ripete queste cose e usa diverse parabole e sogni per dare la prospettiva. Dunque, Daniele 8, torniamo a... a questo: prima vede un montone presso il fiume e due corna, ma un corno era più alto dell'altro, anche se il più alto era spuntato per ultimo. Vidi il montone che cozzava a ovest, a nord e a sud, nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno si poteva liberare dal suo potere. Così fece quel che volle e diventò grande. Mentre consideravo questo, ecco venire dall'ovest un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cospicuo tra i suoi occhi, un corno cospicuo. Giunse fino al montone dalle due corna, che avevo visto in piedi davanti al fiume, e gli si avventò contro nel furore della sua forza. Lo vidi avvicinarsi e montare in collera contro di lui. Cozzò quindi contro il montone e frantumò le sue due corna senza che il montone avesse forza per resistergli. Così lo gettò a terra e lo calpestò, e nessuno poté liberare il montone dal suo potere. Il capro diventò molto grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo. Va bene, dobbiamo fare una pausa qui, torneremo a questo capitolo, ma volevo leggervelo dalla Bibbia direttamente e poi interpretare, studiare il significato di questo sogno. Va bene, domanda 1. Daniele ebbe una visione incredibile, capitolo 8, in cui vide un montone con due corni. Chi rappresenta questo montone? Più avanti nel capitolo l'angelo va da Daniele e glielo dice. Potete leggerlo al versetto 20. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Più avanti dice che uno dei corni era più grosso dell'altro. Parla prima della Media e poi del regno di Persia che divenne più grande. Più tardi quell'impero fu chiamato semplicemente impero persiano a causa dell'altro corno. Ora si dovrebbe ricordare anche... Che, siccome erano ebrei, cosa facevano mentre erano nel deserto? Qual era il loro lavoro di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e Davide? Pastori. Erano esperti di pecore e capre, Gesù paragona il giudizio alle pecore e alle capre. E quindi qui, con queste due creature, spiega questi due grandi imperi. Va bene, salterò direttamente alla domanda numero due. Poi Daniele vide un montone con un corno cospicuo tra gli occhi. Cosa significa? Sta parlando del capro che rappresenta il regno successivo e attacca il montone. Dice che viene da ovest. Questo è il regno di Grecia che viene da ovest. Dice che viene molto in fretta con molta fierezza. Non c'è storico che lo negherà, tra gli imperi, tra gli antichi imperi nessuno lo fece più in fretta di Alessandro Magno. Aveva 32 anni quando morì. Da quando ne aveva 19 fino a circa 24 conquistò il mondo molto rapidamente. I suoi soldati marciarono più in fretta e più lontano di chiunque altro. Quindi c'è questa battaglia tra i due e il capro distrugge il montone. Alessandro sconfisse Dario e conquistò l'impero persiano prendendo il controllo del loro territorio. Daniele 8,21-22 il capro peloso ce lo dice l'angelo, dobbiamo indovinare chi è. Il capro peloso è il re di Javan, si dice Grecia in altre versioni, e il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re. Questo è esattamente quello che è successo con Alessandro Magno. Si dice che veniva da ovest, ed era da dove veniva lui: combatté contro la Persia, e lo fece con ferocia, e lo fece con grande velocità. Nel capitolo precedente, il capitolo 7 di Daniele, la Grecia è paragonata a un leopardo con quattro ali perché i suoi piedi non toccavano nemmeno il terreno, tanto era veloce nelle conquiste. Considerando che allora non avevano eserciti meccanizzati, nessun esercito nella storia si mosse più in fretta di quello di Alessandro Magno. Fu semplicemente incredibile. E poi si dice che all'apice del suo potere, della sua grandezza, il corno, quello principale, il più grande fu spezzato. Non si logorò, si ruppe. Alessandro morì improvvisamente, anche se riuscì a controllare il mondo non fece lo stesso con se stesso, non si è ancora sicuri, non si sa, ma fu dopo una notte di bevute selvagge che si ammalò, non si sa se qualcuno cercò di avvelenarlo, non si sa ancora e probabilmente sapremo quello che accade davvero quando andremo in cielo, non si sa se fu la malaria, se aveva la febbre, non si sa se fu intossicazione da alcol, ma morì molto giovane. E sul suo letto di morte, penso di avervelo detto, sua moglie gli chiese chi governerà al tuo posto ed egli rispose il più forte. Ed è quello che accade. Si dice, potete leggere nel pezzo dopo. Il corno spezzato e le quattro corna che sono sorte al suo posto sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. I quattro generali principali di Alessandro Magno allora si spartirono l'impero dividendolo in quattro regioni e alla fine iniziarono a combattere tra di loro. Ma il regno di Grecia durò più a lungo, persino del regno di Persia. Domanda numero tre. Poi, se continuate a leggere, si dice che da uno di questi quattro corni nacque un piccolo corno. Sapete come le corna di un cervo, che si iniziano a biforcare e da uno di quei quattro ne nasce un altro e finisce per diventare una grande potenza. Quale potere rappresenta questo piccolo corno? Potete vederne il compimento al tempo di Cristo. Quale impero seguì? L'impero della Grecia? roma atti 18 2 claudio cesare aveva ordinato che tutti i giudei partissero da roma aveva il controllo su tutto l'impero e a quel punto era sospettoso degli ebrei e disse loro di andarsene quindi giusto per riassumere c'è questo capro e la potenza principale è alessandro magno si rompe e da essa ne nascono quattro altri quattro corni quattro divisioni quattro generali di alessandro magno. e un piccolo corno inizia a spuntare fra essi. C'è qualcosa di diverso in questo potere. Questo potere è quello su cui vogliamo che vi concentriate perché se leggete, cresce fino a diventare quello che poi conosciamo come il potere dell'anticristo. Leggete in Daniele 7:8, ecco in quel corno c'erano degli occhi simili a occhi di uomo e una bocca che proferiva grandi cose. C'è qualcosa di diverso. Più avanti si dice che è colpevole di blasfemia, parole pompose. E se ne parla anche in Apocalisse 17 di quello che fa questo potere. Daniele 7, 24. Sarà diverso, diverso dai precedenti. I primi regni che abbiamo visto, Babilonia, la Media Persia o la Grecia, erano monarchie tipiche condotte da un governo. Ma cosa successe con Roma? Roma non fu solo una monarchia di ferro. Quando l'impero romano guidato dai cesari iniziò a cadere, al suo posto il potere romano fu sostituito da un potere religioso. Vi sto dicendo quello che è successo storicamente. Se avete fatto le elementari l'avrete studiato. Gradualmente, quando il potere di Roma iniziò a sgretolarsi, crebbe la Chiesa cristiana. Ma non rimase solo una religione, divenne anche un potere politico-religioso. Sapete di cosa sto parlando? Domanda 4. A Daniele fu detto che questo piccolo corno avrebbe contaminato il santuario. Quanto tempo ci volle prima che il santuario fosse purificato? Ora parleremo della profezia più lunga della Bibbia. Potete leggere in Daniele 8.14 la risposta, forse non l'avete ancora sullo schermo, eccola qui, fino a, ripetete con me, 2300 giorni poi il santuario sarà purificato. Ora tornate alle vostre Bibbie per un attimo. Purificato da cosa? È qualcosa che scopriremo. Se guardate Daniele 8, versetto 12, leggiamo. L'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità. Fece tutto questo e prosperò. Quindi quello che sta succedendo è che la verità di Dio, la verità della Bibbia, la verità di Gesù in questo momento sono state compromesse, eppure prosperano. Beh, vi racconterò un po' di storia in breve. Non divagherò. Penso che la maggior parte di noi sappia che in questo periodo, circa 300 o 400 anni dopo Cristo, i cristiani all'inizio furono perseguitati a Roma. Venivano dati in pasto ai leoni, giusto? Me lo chiedevo da piccolo, avevo sentito che bruciavano i cristiani sul rogo e che li davano in pasto ai leoni. Sapete si raccontano storie di continuo su questo e poi all'improvviso Roma divenne il centro della cristianità e vi chiedete cos'è successo, pensavo non fosse permesso e poi all'improvviso diventa il quartier generale. Qualcosa è ovviamente cambiato, giusto? E quello che successe davvero fu che con la conversione di Costantino ne racconterò meglio dopo. Quella che un tempo era considerata una religione illicita, una religione proibita che era perseguitata, fuori legge, la gente veniva uccisa, costruirono le catacombe e andarono sottoterra, improvvisamente divenne la religione di Stato e dalla sera alla mattina essere cristiano diventò di moda con la conversione di Costantino. Ma quello che accadde fu che molte persone iniziarono ad andare in chiesa provenendo da religioni greco-romane diverse, non si erano totalmente convertite, non conoscevano nemmeno gli insegnamenti di Gesù e cercarono di portare con sé le loro idee pagane. L'altra sera abbiamo studiato la verità su l'inferno, sul fatto che la gente non va subito dopo la morte prima del giudizio e della resurrezione in un luogo dove brucia per l'eternità. Abbiamo imparato che c'è uno stagno di fuoco, che c'è una punizione, ma c'è un equivoco che viene dalla mitologia greca, no? Gettate a terra la verità, fate tutto ciò. L'idea del purgatorio, quel luogo di fuoco a metà strada, abbiamo imparato che ora è stata rinnegata, non viene dalla Bibbia, nella Bibbia non se ne parla. L'idea che i morti vadano direttamente in paradiso non appena muoiono e che escano dai corpi o che siano nel seno di Abramo in attesa. Abbiamo scoperto che non è nella Bibbia, come molte altre cose. La verità è stata gettata a terra. L'idea che non c'è più bisogno di osservare i dieci comandamenti, perché se si crede in Gesù si può anche in qualche modo ignorare la sua legge, è un'altra delle verità che sono state gettate a terra. Tutte queste cose iniziarono a essere contaminate proprio in questo periodo. Quindi, quando ci sarebbe stata la purificazione del santuario? Va bene, numero 5. Cercherò di mettere tutto insieme, quindi seguitemi in queste domande. Come rispose Daniele quando vide il piccolo corno perseguitare il popolo di Dio e oscurare la verità? Quando Daniele ebbe queste informazioni sulla visione dell'angelo, vide quello che stava succedendo al suo popolo e gli si spezzò il cuore. E dice in Daniele 8:27 E io, Daniele, mi sentì sfinito e fui malato per vari giorni. È un uomo anziano, ora sapete, è arrivato a Babilonia forse a 15-16 anni, erano passati 70 anni, ne aveva una ottantina, forse persino di più. Ebbe questa intensa visione del popolo di Dio perseguitato dal potere dell'anticristo ed effettivamente svenne. Era malato e non riusciva a capire. E l'angelo sapeva di dover tornare a finire di spiegargli questa profezia. Finisce in Daniele 9. Ora potete capire, Daniele era giovane, prima di essere portato prigioniero a Babilonia. L'edificio più bello del mondo non era il Taj Mahal allora. Non erano nemmeno i giardini pensili. L'edificio più bello del mondo era un edificio multimiliardario costruito da Davide che aveva raccolto i soldi e da suo figlio Salomone che l'aveva costruito. Aveva stanze d'oro, aveva le colonne di bronzo più grandi al mondo, avevano persino dato loro un nome, due colonne, tanto erano grandi. E Daniele crebbe da ragazzo guardando questo tempio maestoso, era una delle meraviglie del mondo. Ma visse abbastanza per vederlo distrutto. Daniele vide quando il suo popolo fu conquistato, la città distrutta, Gerusalemme, il luogo scelto da Dio che Davide aveva governato. Furono dispersi come schiavi, molti furono trucidati, e i desideri del cuore di Daniele per i settant'anni in cui fu a Babilonia furono: quando verrà il Messia? Quando verrà il figlio di Davide? Quando torneremo a Gerusalemme. All'inizio di Daniele 9 si dice che Daniele sta davvero leggendo la Bibbia. Ora non aveva la stessa Bibbia che abbiamo noi, ma aveva le profezie di Geremia, Isaia, Davide, tutti i profeti principali. Daniele sta leggendo la profezia di Geremia, si dice nel capitolo 9, e si rende conto che Geremia sta dicendo che dovevano passare 70 anni prima del ritorno del popolo di Dio. E Daniele dice, Signore, i 70 anni sono passati, il re di Persia è qui ora, quando andremo a casa? Mentre prega, l'angelo Gabriele viene da lui e gli dice: Daniele, sono venuto a farti capire la visione. Ed eccolo qui. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola: io sono venuto per fartela conoscere. Quindi l'angelo Gabriele era venuto a spiegargli la visione. Quale visione? Quella iniziata nel capitolo 8, quando poi lui era svenuto. Quindi è quella che introduce la venuta del Messia, la prima venuta di Gesù. Numero 6. Nel capitolo successivo. L'angelo spiega la profezia nei dettagli. Quanto durò il periodo non spiegato precedentemente nella visione? Prendete ora la Bibbia? Aprite con me in Daniele capitolo 9, leggete il verso 23. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Gli angeli sono veloci. All'inizio della preghiera di Daniele fu mandato l'angelo Gabriele. Gli angeli non viaggiano alla velocità del suono o alla velocità della luce. Viaggiano alla velocità degli angeli, la velocità del pensiero. A ogni modo vanno veloci, attraversano il cosmo. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Ora non c'è nessuna visione nel capitolo 9. Quindi di che visione sta parlando l'angelo? Di quella del capitolo 8 che non aveva finito di spiegare perché Daniele era svenuto. Giusto? 70 settimane, eccoci versetto 24, Daniele 9:24, 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo. Chi era il popolo di Daniele? Gli ebrei. 70 settimane sono stabilite. La parola stabilite vuol dire calcolate, date, rimangono al tuo popolo per cosa? Per introdurre il Messia al mondo. E per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, doveva essere offerto il sacrificio finale per il peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna. È Cristo che porta la giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sapete cosa vuol dire la parola Cristo? Unto. Sapete cosa vuol dire la parola messia? È la parola ebraica per unto. Quando il profeta Samuele versò l'olio sul capo di Davide egli fu unto con olio. Gesù fu unto con Spirito Santo. Era l'unto di Dio quando Dio si fece uomo, ok? Sono state stabilite 70 settimane affinché queste cose siano portate a compimento. Sappilo e intendilo. Ora ecco il punto d'inizio di tutte queste profezie, il versetto 25. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno sette settimane. E altre 62 settimane, fanno 69 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi, è quello che accadde al tempo di Neemia. Furono ricostruite le strade e le mura in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione. E fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Gesù parla di abomini che porteranno desolazione. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Ora questo egli che conferma il patto. Ci sono due popoli qui: da una parte il Messia, il principe che verrà e dall'altra un principe che viene a distruggere. Al versetto 27 torna a parlare del Messia, il principe, egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione. E sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riservata sul devastatore. Dobbiamo capire questo punto. Gesù ha detto, in Matteo 24, la seconda venuta, Gesù ha parlato dell'abominazione e della distruzione, dice, è predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda. Gesù sta dicendo a voi e a me stasera, voglio che leggiate e capiate. Ok? Quindi queste sono le profezie a cui si riferisce in Matteo 24 che dice che dovremmo capire. Va bene, le abbiamo appena lette. Ora torniamo ai nostri schemi qui. Nel capitolo successivo, l'angelo spiega con maggiori dettagli la profezia. Quanto è durato il tempo non descritto precedentemente nella visione? Si legge in Daniele 9:24 quanto. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per sigillare visione e profezia. Ora, quanti giorni ha una settimana? 7, è sempre stato così. Quanti giorni sono allora 70 settimane? 7 volte 7 fa 49. Sarebbero 490, giusto? Ma nelle profezie... Un giorno equivale a un anno. Vi mostrerò altre scritture su questo a breve. Quindi Dio sta dicendo a Daniele che ci saranno 490 anni profetici rimasti al suo popolo per compiere la sua missione principale. La missione principale degli ebrei era di introdurre il Messia. Dio disse ad Abramo e tutte le nazioni della terra saranno benedette della tua discendenza, come è stato benedetto il mondo intero grazie alla sua discendenza, soprattutto attraverso Gesù, giusto? Va bene, numero 7. Qual è il punto d'inizio per la profezia dei 2300 giorni e 70 settimane? Si dice proprio in Daniele 9:25, sappi perciò e intendi che quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, da questo punto a questo punto, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Va bene, sono 62, giusto? 62. Più 7 fa quanto? 69, quindi manca una settimana. Ci dice quello che succede in quell'ultima settimana, finiranno i sacrifici. Quindi li divide così perché ci sono le prime sette settimane in cui si costruiscono le mura e le strade. Poi ci sono altre 62 settimane in cui si dice che il Messia sarà unto e inizierà il suo ministero. Quindi, fino al principe Messia, sette settimane e 62 settimane. Il punto d'inizio è l'uscita della parola per restaurare e ricostruire Gerusalemme. Ora possiamo dai nostri ricordi polverosi, e ammuffiti di storia, capire quando è successo? Buone notizie! C'è scritto nella Bibbia, in Ezra 7-7. Si può ricordare? È un buon numero. Ezra 7-7. Il decreto di Re Artaserse. È un nome divertente, diciamolo tutti insieme. Artaserse. Sembra un corso speciale dell'università. Sto studiando Arta Cerse. Quel re fece un decreto che permetteva loro di tornare. Fu il più importante di una serie di decreti che dicevano che avrebbero potuto ricostruire la città, le mura e il tempio. Fu nel 457 a.C. È una data molto precisa nella storia. Quindi c'è un punto di inizio, il 457. E si dice che ci vogliono 69 settimane all'inizio del ministero del Messia. Prima ci sarebbero state 7 settimane e 49 anni per ricostruire le strade e le mura in tempi angosciosi, poi ci sarebbero state altre 62 settimane per un totale di 69, giusto? Ora, quando interpretate una profezia della Bibbia, qual è il principio che dovete applicare? Un giorno è uguale a un anno. Si può leggere in svariati passi, in Ezechiele 4:6 ho deposto su di te un giorno per ogni anno e anche in numeri 14:34 per ogni giorno un anno. Persino Gesù l'ha detto, una volta andarono da Cristo, credo fosse in Luca 13, e gli dissero, devi stare attento Gesù, Giovanni il Battista è stato arrestato. Questo era circa sei mesi dall'inizio del ministero di Gesù. Gesù disse, andate a dire a quella volpe. Ecco, oggi e domani io scaccio i demoni e compio guarigioni. E il terzo giorno giungo al termine della mia corsa. Gesù non ha insegnato per tre giorni in più, ha insegnato per tre anni in più, ma ha fatto una profezia e usato il principio del giorno per l'anno. Quindi, quando interpretate queste profezie, c'è un solo modo per sommarle. Ok, numero 8. L'angelo ha detto che se si fossero contate 69 settimane dal 457 a.C., sarebbe arrivato il Messia, il principe. È successo davvero questo? Cosa? Mi trovavo nella grotta quando lessi queste cose. Ero così felice quando mi sono reso conto di quanto fosse vera questa profezia. Mi sono letteralmente alzato, non riuscivo più a stare seduto perché ero emozionato. E ho iniziato a saltare su e giù e a lodare Dio. Ho detto, wow, Cristo è venuto puntualmente la prima volta, proprio come aveva preannunciato. Perché non ci sono ancora più persone che credono nella Bibbia? Quindi è successo? Dunque se un giorno equivale a un anno nelle profezie, se calcolate 483 anni dopo il 457 a.C., si arriva al battesimo di Gesù, 27 d.C. Matteo 1, 22-23 Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. E dice, ecco la vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Si dice specificamente in Daniele 9:24, per ungere il luogo santissimo. Gesù è stato unto con Spirito Santo quando è stato battezzato? Lo Spirito Santo è sceso come una colomba? Cosa ha segnato l'inizio del ministero di Gesù? Il suo battesimo. Sapete, una delle date stabilite in modo più chiaro nel Nuovo Testamento è in Luca 3.1. Avete la vostra Bibbia? E la ragione è che si danno così tante date, sono citati così tanti capi del periodo che ci sono pochi dubbi sull'epoca storica. Alcune di queste date antiche sono difficili da rintracciare, ma lasciate che vi dica quello che il dottor Luca ha fatto per noi. Luca 3.1. Or nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, questo non è difficile da, da stabilire. Mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, questo è un altro riferimento. Era il del Tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo Tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide. E l'Isania, Tetrarca della Bilene. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni. Guardate i capi citati, potete triangolare tutti quei tre punti diversi. Beh, triangolare vorrebbe dire che ce ne sono tre, qui ce ne sono citati cinque diversi. C'è solo una data nella storia in cui sappiamo che tutti coincidono, il 27 d.C. È una data consolidata, è l'anno in cui Gesù è stato battezzato, è esattamente il periodo giusto dopo il 457 a.C. Marco 1,15. Quando Gesù ha iniziato a predicare, sapete cosa ha detto? Il tempo è compiuto. Subito dopo il battesimo, Gesù ha detto: Il tempo è compiuto. Di quale tempo sta parlando? Sta parlando del tempo della profezia di Daniele. È stato unto, ha iniziato a predicare quello che tutti stavano aspettando. Ogni ebreo che leggeva la profezia di Daniele 9 si chiedeva quando sarebbe arrivato il Messia. Questo significava anche che se allora avessero studiato la Bibbia come avrebbero dovuto avrebbero potuto conoscere la sua data di nascita. Perché un sommo sacerdote non poteva regnare prima dei trent'anni, un sacerdote non poteva servire prima dei trent'anni. Giuseppe iniziò a governare a 30 anni, Davide iniziò a governare a 30 anni, i sacerdoti iniziavano a governare a 30 anni. Avrebbero potuto indovinare che il Messia avrebbe iniziato il suo ministero al trentesimo anno ed è quando Gesù fu battezzato, lo sapevate? Si dice quando Gesù ebbe 30 anni di età, anche in Luca. Tutto quello che dovevano fare era contare 30 anni dal momento dell'unzione e avrebbero potuto indovinare quando era nato. Quindi qui abbiamo un paio di tabelle per riassumere quello che abbiamo visto. Primo, sappiamo che dal 457 abbiamo 69 settimane, si arriva quindi al 483 anni, al punto del battesimo, cioè il 27 d.C. ed è successo esattamente in tempo. E poi ci viene detto: questo è quando è stato fatto il decreto, o è iniziato, con Re Artaserse e fino all'unzione di Cristo, quando è iniziato il suo ministero, quando è iniziato la sua opera pubblica. Ma poi c'è ancora una settimana, notate che si dice 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo. Qui stiamo vedendo solo 69 settimane. Cos'è successo nell'ultima settimana? Si dice egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Ok, quindi avete queste profezie sul tempo. Ecco il decreto. Voglio essere sicuro di essere al passo con le slide. Poi c'è il battesimo di Gesù, potete vedere sullo schermo il 27 d.C. Sono 69 settimane profetiche. C'è una settimana finale che ha luogo successivamente. Andate alla numero 9 delle vostre domande. Domanda 9. Cosa sarebbe dovuto succedere dopo nella profezia? E potete leggere la risposta in Daniele 9, 26, 27. Si dice, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte. E nessuno sarà per lui. Perché è stato messo a morte? Per voi? Per me. È stato messo a morte della terra dei viventi. Gesù ha deposto la sua vita all'apice e è morto per noi. Dopo che il Messia sarà messo a morte, sapete, questa era una cosa che molti capi religiosi non capivano e contro cui combattevano. Perché volevano che. Il messia venisse a mostrare i miracoli, che fosse una combinazione tra Re Davide e Sansone, che rovesciasse i romani e li facesse diventare un impero mondiale. Avere un messia che veniva e moriva come un agnello non si adattava bene alle loro speranze e ai loro sogni. Poi prosegue dicendo: Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione. Va bene. Voglio fare una pausa molto veloce qui. Prendete le Bibbie? Questo? Seguitemi. Questo è davvero molto, molto importante. Andate al libro degli Ebrei, capitolo 2 del Nuovo Testamento. Ebrei, capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore. Per tre anni e mezzo Gesù aveva svolto il suo ministero, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita. Cristo, vi dico quello che vi sto per dire, lo dirò e poi vi dirò cosa ho detto perché so che è uno studio approfondito e c'è molto materiale. Abbiamo una profezia di 490 anni, ci siamo tutti? Il Signore li divide in tre sezioni. Prima dice che ci sono 7 settimane, 49 anni, per costruire le strade e le mura, ma in tempi angosciosi. È quando hanno ristabilito la terra promessa. Poi ci sono altre 62 settimane che passano di quei 490 anni e si arriva al 27 d.C. e si dice che il Messia verrà unto. Quindi siamo qui, ma manca ancora una settimana. Il Messia viene unto, ma Gesù non predica per altri sette anni, predica solo per metà di quel tempo. Predica per tre anni e mezzo di persona, e poi è messo a morte nel mezzo dell'ultima settimana. Quindi arriviamo al 34 d.C. Cristo. Cristo muore nel 31 d.C. Dice: predicherò, addestrerò i miei dodici apostoli e predicherò. E poi, quando sta andando e sta salendo in cielo, dice agli Apostoli: Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ma, cogliete questo punto, Gesù non ha detto andate prima nel mondo. In realtà ha detto non andate da nessuna parte, rimanete qui ad aspettare a Gerusalemme fino a che non riceverete lo Spirito Santo. E quando riceverete lo Spirito Santo sarete i miei testimoni: prima a Gerusalemme, poi in Giudea, sono adatti capitolo 1, poi in Samaria e fino all'estremità della terra. Quando Cristo li ha mandati a predicare dopo essere risorto, ha detto non andate tra i gentili. Ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Voleva che finissero di stabilire il patto con il suo popolo prima di tutto. Sapete, spesso si sente la gente dire, beh, sai, gli ebrei erano il problema del cristianesimo. È davvero un errore, perché la prima chiesa era ebraica. La Bibbia che leggiamo viene dagli ebrei. Gli apostoli erano ebrei. Nel giorno di Pentecoste migliaia furono battezzati. Chi erano? Si dice in Atti capitolo 2, ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii da ogni nazione sotto il cielo, e quindi il Signore ha specificamente mantenuto la promessa ad Abramo. Ha detto stabilirò il patto con il tuo popolo per sette anni, per tre anni e mezzo col Messia, poi lui sarà messo a morte, e gli altri tre anni e mezzo attraverso coloro che l'hanno sentito gli apostoli. Vedete, non è quello che abbiamo appena letto in ebrei, l'ha confermato, poi l'ha fatto tramite coloro che l'hanno ascoltato, giusto? Ricordate quando Gesù è morto sulla croce? Cos'è successo al tempio a quel momento? Il velo si squarciò da cima a fondo. Lo potete leggere nella nostra prossima domanda. Seconda Corinzi 3, versetto 14. Perché il velo viene annullato in Cristo. Due cose si sono strappate quando Gesù è stato processato ed è morto sulla croce. Il sub-sacerdote si strappa le vesti, quanti di voi se lo ricordano? Cajafa si arrabbia, si strappa le vesti, il suo sacerdote non doveva mai togliersi gli abiti, era nella legge levitica. Ora abbiamo un nuovo sacerdozio? La Bibbia non dice che siamo re e sacerdoti di Dio? Siete sacerdozio regale e anche il velo del tempio si squarcia. Sapete perché? Perché ora c'è un diverso tempio. Capite ci sono due templi. Uno in cielo e uno in terra. Cosa dice la Bibbia? Non sapete voi, non solo il vostro corpo, che siete il tempio di Dio? Paolo dice, siete come pietre viventi, edificati per essere una casa gradita a Dio. Gesù è la pietra angolare in questo nuovo edificio. Cristo ha detto, distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. E si arrabbiarono, stai minacciando di demolire il tempio? E Giovanni dice che stava parlando del suo corpo. Quando Cristo è risorto dopo tre giorni, la Chiesa è chiamata corpo di Cristo. C'è ancora un tempio sulla terra, io e voi siamo sacerdoti, io e voi siamo le pietre viventi di quel tempio ed ecco perché è un tema così importante, perché se non si capisce il tema del tempio negli ultimi giorni, e c'è ancora un tempio in cielo, perché quando Mosè fece il tempio nel deserto disse che aveva preso il modello dal tempio originale in cielo, dove Cristo intercede come nostro sommo sacerdote, ma noi siamo un tempio vivente attraverso cui opera Dio, qui sulla terra. Amen? Va bene, quindi vediamo un altro schema qui. C'è questo decreto che inizia nel 457 a.C., si arriva al battesimo di Cristo, per tre anni e mezzo Gesù predica di persona. Muore nel 31 d.C., predica per tre anni e mezzo ancora attraverso gli apostoli e questo segna la fine della profezia di 490 anni. Quindi tutto questo è avvenuto esattamente, ma... C'è un'altra profezia data in Daniele capitolo 8, che ha solo un punto di partenza a cui dobbiamo tornare. Domanda 10. Gesù disse ai discepoli di predicare prima a chi? Matteo 10,6 disse: Non andate tra i gentili, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco cosa fecero. Andarono principalmente tra gli ebrei, andarono nelle sinagoghe mentre viaggiavano in Asia per i primi tre anni e mezzo. Quale avvertimento diede Gesù al suo popolo eletto? Domanda 11. Disse, il regno di Dio vi sarà tolto. Questo è Matteo 21,43. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. Ora, chi è quell'altra gente? Questa è la nostra domanda successiva, 12. Chi è l'altra gente di cui Gesù parla e che dovrebbe diventare il suo popolo eletto? È molto importante. Galati 3,29. Ora, se siete, ripetete con me, di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Ma, pastore Doug, si sta inventando qualcosa? Sono le parole della Bibbia. Quanti di voi hanno accettato Cristo? Allora siete progenie di Abramo e tutti i suoi eredi. Tutte le promesse che Dio ha fatto ad Abramo sono anche vostre. Lasciate che ve ne citi un altro, Romani 2, 28, 29. Infatti il Giudeo non è colui che appare tale all'esterno, ma Giudeo è colui che lo è interiormente. E la Bibbia dice che è la circoncisione del cuore e non della carne. Ora non equivocate, penso di aver detto che sono mezzo ebreo e felice di esserlo. Ne sono orgoglioso, in senso umile, <ride> come si dice. Ma voglio che sappiate che non vuol dire che Dio non ha ancora un compito speciale, uno scopo per il popolo ebraico. Paolo dice che siamo innestati tutti nel ceppo di Israele quando diventiamo cristiani. C'è solo un patto fatto nella Bibbia. Il nuovo patto è fatto verranno i giorni nei quali stabilirà un nuovo patto, disse il Signore, con la casa di Israele. Quindi, se accettate il nuovo patto di Gesù e il suo sangue, il suo sacrificio, diventate perlomeno ebrei spirituali. Se siete di Cristo, allora siete progenie di Abramo. Ecco perché è ancora molto utile leggere l'Antico Testamento, perché siamo tutti adottati nella progenie di Abramo, Isacco, Giacobbe, Elia, Davide e tutto il resto. Si diventa figli spirituali. Non è entusiasmante? Shalom! Siamo tutti parenti. Va bene, numero. prossima diapositiva, quindi c'è il decreto, torniamo di nuovo alla tabella, colleghiamo tutto. Potete guardare la parte in basso di questa tabella, ci sono le prime 69 settimane. Cristo viene battezzato, tre anni e mezzo predica di persona e tre anni e mezzo predica per mezzo degli apostoli. Alla fine di questo, nel 34 d.C., succede qualcosa, ok? Andate alle vostre Bibbie rapidamente e aprite Atti 7, in Atti capitolo 7. Stefano, che è il primo martire della Chiesa cristiana, dopo un falso processo fatto dalle stesse persone che processarono Gesù, disse loro il meraviglioso Vangelo che Pietro aveva predicato alla Pentecoste, tre anni e mezzo prima. Ma invece che pentirsi e dire cosa dobbiamo fare per essere salvati, la Corte Suprema e i capi i rappresentanti del popolo si tapparono le orecchie, digrignarono i denti, non volevano sentirlo. Ma essi mandando alte grida, versetto 57, atti 757, sempre il nome di un aereo. Un 757. Ma essi mandando alte grida si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui e cacciatolo fuori dalla città lo lapidarono. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, il cui nome fu cambiato in Wow, non è un punto fondamentale della storia? 34 d.C., la gente si tura ufficialmente le orecchie e dice non vogliamo più sentir parlare di Gesù. Ammazzano il suo rappresentante nello stesso modo in cui avevano ammazzato Gesù, un falso processo, portato fuori dalla città con la folla, ucciso e le vesti deposte, le vesti di Cristo furono portate via. Se leggete il capitolo 8, 1. Si dice «Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ed eccezione degli apostoli. Andarono ovunque a predicare. Ci fu una grande persecuzione. E questo concluse completamente quello che accadde in quel periodo di tempo. Ah, Stefano venne lapidato poi nel 34 d.C. Ops, è successo qualcosa, ho saltato 6 sladi in una volta». Nello stesso momento in cui Stefano viene lapidato, Paolo si converte e succede in Atti 7. Sapete cosa succede in Atti 10? Pietro ha una visione e porta il Vangelo ai Gentili, a Cornelio, nella sua casa. Avevano smesso di predicare solo agli ebrei. Dio disse a Pietro non chiamare nessuno contaminato, voglio che tutti, chiunque lo voglia, entri nel mio regno. Ci voglio un po' perché lo capissero. Numero 13. Secondo l'angelo che parlò con Daniele, cosa sarebbe accaduto alla fine del periodo di 2300 anni? Risposta, in Daniele 8,14 si dice Egli mi disse fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato Va bene, quindi ora se iniziamo nel 457 a.C., 2300 giorni dopo, sapete quand'è? 2000 è il periodo più lungo della Bibbia, si arriva al 1844 Si dice che il santuario sarà purificato c'è una purificazione speciale. Ora vi devo dire una cosa molto velocemente. Una volta all'anno il sommo sacerdote andava nel luogo santissimo alla fine dell'anno religioso e faceva simbolicamente un rito di purificazione dai peccati che erano stati fatti nell'anno e dei sacrifici. Nel 1844 sono successe molte cose importanti. Metterò una tabella qui. Prima di tutto Dio ha iniziato a purificare i santuari in cielo. Ha iniziato a purificare i santuari sulla Terra ed è sorto un movimento. Ho messo insieme una piccola lista che pensavo potesse essere interessante. Sapete quello che è successo nel 1844? Charles Darwin ha scritto la sua origine della specie e ha segnato davvero l'inizio dell'evoluzionismo, dell'insegnamento dell'evoluzione. Nel 1844 un tipo di nome Karl Marx, tra l'altro Darwin era il figlio di un pastore, Karl Marx scrisse il suo manifesto del Partito Comunista. Abbiamo la nascita del comunismo che portò a un grande ateismo, due cose insieme. Furono mandati i primi messaggi elettronici da un tipo di nome Samuel Morse, il codice Morse. Sapete che messaggio era? Cosa ha creato Dio? Fu fondata la YMCA, Joseph Smith fu assassinato. La fede, Baha'i, guardando Daniele 8, la stessa profezia, giunsero allo stesso periodo di tempo, ma dissero che accadde qualcosa di completamente diverso in quel periodo. È interessante, Joseph Wolf. Invece andò in giro per il mondo un tipo di nome Joseph Wolfe, un predicatore ebreo. E il movimento che portava a questa serie di studi nel mondo trova le sue origini a quel tempo. Perché nel 1844 i cristiani di tutto il mondo pensavano che Gesù stesse tornando. Lo chiamarono il grande movimento avventista. Non aveva nulla a che vedere con gli avventisti del settimo giorno. Perché non c'erano gli avventisti del settimo giorno allora. La parola avvento significa venuta. Pensavano che Gesù stesse venendo, quanti di voi ne hanno sentito parlare prima d'ora? Viene chiamato movimento Millerita. C'erano battisti, metodisti, presbiteriani, congregazionisti. E quando Gesù non venne dissero, vedi, non è la volontà di Dio avere tutte queste denominazioni. Dobbiamo mettere da parte le nostre differenze, studiare insieme la Bibbia e scoprire cosa ci ha fatto allontanare. E all'improvviso il Signore ha fondato un movimento che li ha riportati tutti alla parola di Dio e che si è tradotto in un movimento che... Oggi conta 17 milioni di persone che vanno in giro per il mondo e aiutano a organizzare questi incontri a cui state partecipando proprio ora. Persone che dicono che i cristiani degli ultimi tempi devono tornare alla Bibbia. L'Apocalisse ci dice che ci sono sette chiese. L'ultima epoca della Chiesa si chiama come? La Odicea. Sapete cosa vuol dire? Giudizio delle genti. E si entra nell'ultima fase della storia della Chiesa nel 1844. E caspita se le cose sono cambiate nell'era industriale da allora. Amici, guardate, ho ancora un pezzo di lezione e ho finito il tempo, ma volevo trattare quanto più materiale possibile. Vi avevo detto che sarebbe stato intenso, voglio che sappiate che la parola di Dio non fallisce. Guardate, Gesù è venuto puntuale quando aveva profetizzato. Alcuni di voi forse hanno domande su questo tema e spero che mi sentiate a vostro agio a scriverle e a farmi sapere cosa ne pensate. Vorrei condividere di più con voi su questo, ma dobbiamo chiudere con la preghiera. Inviterei Laura a venire qui, canterà alcuni versi di una bellissima canzone e poi chiuderemo con una preghiera dopo aver finito il programma. Per coloro che ci stanno guardando. Lord Jesus, I long to be scopo di tutto questo messaggio è che potremmo far parte della purificazione che ha avuto luogo nel santuario dove il peccato è stato lavato via volete questa esperienza questa è la mia preghiera se Gesù è venuto puntuale la prima volta proprio come aveva profetizzato e ha detto verrò di nuovo possiamo credere alla sua parola sì amen chiediamogli di aiutarci a essere pronti amen